Buonasera a tutti, ringrazio il Circolo del Partito Democratico di Tortoreto per aver organizzato questa serata e mi ero organizzato all'inizio sinceramente giusto per portare un saluto, perché sapete che il Partito Democratico insieme ai socialisti in queste ore, in queste ultime ore impegnato insomma nell'organizzare, preparare la giornata di domenica delle primarie, quindi mi ero organizzato semplicemente per portare un saluto e poi spostarmi, perché in effetti stanno attendendo anche un altro comune, dall'altra parte della provincia, a sud, a Silvi, dove è in corso un'altra iniziativa. Però poi ho detto vabbè, attendo un attimo, e poi sono sincero, sono rimasto, ho mandato un messaggio di guarda, arrivo tardi, perché in effetti devo complimentarmi veramente di cuore con dirigenti, consiglieri del Partito Democratico di Tortoreto, perché quello che state facendo è qualcosa di straordinario, eccezionale. Forse, Marco, loro non votano adesso, cioè, perché sembrerebbe, no, siamo veramente pronti a Tortoreto, no? Cioè, non c'è la critica, che poi giustamente un gruppo di opposizione deve esserci la critica, si sta all'opposizione anche per sviluppare una coscienza critica. Io dico sempre, anche nella mia esperienza, ci sono momenti, come dire, di vittoria e anche di sconfitta. Io credo che il ruolo dell'opposizione è fondamentale, perché aiuta tutti noi a sviluppare una coscienza critica e fare meno errori poi quando andiamo a governare. Quindi da questo ruolo credo che il Partito Democratico stia facendo un lavoro bello, perché non c'è solo la critica, ma questa sera avete anche avanzato proposte e avete toccato veramente tutti i punti. Io mentre stavate parlando prendevo appunti, poi man mano vi seguito, perché il programma nazionale che è il Partito Democratico passa punto a punto attraverso i temi che voi avete toccato. Avete parlato di diritti, avete parlato di uguaglianza, avete parlato di sapere, di scuola, avete parlato di sviluppo sostenibile, avete parlato di sicurezza, di dissesto idrogeologico, avete parlato di cultura, quindi tanti temi fondamentali al centro del programma del Partito Democratico. E se il Partito Democratico, come noi diciamo sempre, vuole essere la forza alternativa di governo, io credo che Tortoreto questo si sta facendo, e lo si sta facendo anche in anticipo, e anche questo tra virgolette religioso silenzio che c'è in sala è la dimostrazione che comunque le cose che state dicendo non solo, come dire, vanno a centrare quelli che sono i problemi, ma in qualche modo portano anche una proposta di risoluzione, anche guardando il futuro, perché molte delle proposte fatte ovviamente non trovano una risposta nell'immediato, ma in una pianificazione. Significa che il Partito Democratico ha una visione e ce l'ha qui a Tortoreto. Mi complimento veramente di cuore con voi. Dicevo, il Partito Democratico si accinge ad affrontare appuntamenti importanti, quindi in realtà non si vota adesso, si voterà nel 2014, io spero veramente che si possa arrivarci anche prima a votare, questo lo aspettiamo tutti quanti, almeno cominciamo a mettere, come dire, in campo un po' di queste belle idee che ci sono qui questa sera, perché credo veramente siamo fermi da troppo tempo, ma è un po' un problema che abbiamo con tutta la provincia. Questi partiti con nella introduzione anche con il tema della distanza tra la politica e i cittadini, siamo in questi giorni tutti impegnati a cercare di ridurre questa distanza. Parliamo dell'antipolitica, sono due le risposte sostanziali in questo momento che dobbiamo dare, due risposte. Una è cominciare ad affrontare il tema seriamente della crisi del lavoro, quindi questa è una delle ragioni perché sicuramente c'è distanza tra la politica, perché comunque quando una famiglia va in crisi, quando non c'è il lavoro, è inevitabile che comincia a venir meno anche la fiducia di chi ci rappresenta. E l'altra risposta che dobbiamo dare è il tema con il quale voi avete aperto la serata, il tema della moralità, perché non si può affrontare il tema della crescita del lavoro se non si è credibili, e se non si è credibili ovviamente il cittadino non ci prende sul serio. Quindi voi avete toccato questi due temi e li avete messi al centro della discussione, che poi sono i due temi che per Luigi Bersani mette al centro del suo programma: moralità e lavoro. Qualche giorno fa, proprio qui nella Vibrata, abbiamo organizzato una iniziativa proprio su questo tema del lavoro per rilanciare questo, perché si è ricordato un po' di anni fa, negli ultimi tre anni, quattro anni, chiuso quasi 1.000 aziende, sono state perse 9.000 posti di lavoro, abbiamo disoccupazione giovanile in questa provincia con tasse di sopra della media nazionale, abbiamo oltre 11.000 persone che stanno
usufruendo degli ammortizzatori sociali, abbiamo il 29% della popolazione teramana che sta sotto la soglia della povertà, quindi sono dati allarmanti. Se poi andiamo a vedere cosa è accaduto in questi ultimi anni, io credo che la distanza tra politica e partiti, tra la politica e i cittadini soprattutto, si sia allontanata notevolmente. Se pensiamo che nell'ambito della sanità il tutto va avanti in base ad una logica di appartenenza ad un partito piuttosto che guardare quelle che sono le esigenze dei cittadini, abbiamo visto cosa è accaduto nella nostra provincia, si è parlato dei rifiuti. Io in questi ultimi anni si è fatto tanto criticare verso i comuni, scaricando a valle le problematiche, ma dimenticandoci che chi ha la responsabilità e ha avuto in questi 5 anni la responsabilità di dare delle risposte non le ha date. L'unica risposta che si è celata dietro alle problematiche dei rifiuti era: troviamo un modo per realizzare un inceneritore, perché risolviamo più, abbandonando invece totalmente quelle che sono le tematiche che guardano la riduzione dei rifiuti, così come non è stata data una risposta concreta al problema dell'alluvione. Qui sono i comuni che stanno ancora cercando di affrontare i problemi quotidiani, ma non hanno ancora affrontato, sono ancora riusciti a tamponare le emergenze del passato, voi ne sapete qualcosa. Quindi io, il mio è un saluto, ovviamente tra qualche giorno ci sarà un momento di grande democrazia, sarete impegnati anche voi qui a Tortoreto, primarie, troverete i seggi in giro, ci sono tanti candidati. Io mi permetto, giusto per aprire una finestra, il Partito Democratico crede fortemente, ha voluto fortemente queste primarie, crediamo che non solo questo sia un bene per l'Italia, quindi tornare ad avere un governo politico, ne abbiamo bisogno al più presto, tornare ad avere un presidente, avere un partito con un presidente che sappia unire, sia in grado di unire nord, sud, poveri, ricchi, giovani, meno giovani, ma che sia anche di affrontare i grandi temi, affrontare il grande tema della crisi nella nostra Italia con una dimensione anche europea. Ovviamente questa ragione noi stiamo lavorando molto nel Partito Democratico, ma credo che chiediamo anche questo appuntamento di grande democrazia, dove i cittadini avranno anche la possibilità di scrivere un primo pezzo, non a caso lo slogan che vedete sui manifesti proprio riscrive l'Italia, avranno i cittadini questa possibilità di scrivere insieme a noi un primo pezzo. Noi ci crediamo, si è parlato questa sera di legalità, si è parlato di moralità, di etica e soprattutto il capogruppo diceva: noi ci mettiamo il cuore in quello che stiamo facendo, ed è quello che stiamo facendo in questo momento, perché noi non crediamo che la politica sia tutto uguale. Noi crediamo, abbiamo tanti difetti per carità, ma siamo l'unico partito che ha una rete, diffusa su tutto il territorio, non a caso in questo appuntamento siamo presenti in tutti i comuni, e credo che questa sia la forza del Partito Democratico. Ripeto, ci sono stati anche errori, faremo ancora tanti errori, ma siamo un grande partito, possiamo solo crescere se andiamo avanti. E oggi è fondamentale avere un contatto con i cittadini, non è più pensabile di andare avanti pensando ai leader, ai presidenti che dicono penso da solo a portare avanti l'Italia. Abbiamo bisogno dei cittadini, il fatto stesso che questa sera ci sia questa attenzione di questa platea ne è la dimostrazione che questa è la risposta che vuole il cittadino. Se il cittadino si sente in qualche modo protagonista e soprattutto non preso in giro, il cittadino ci segue e ci sostiene e ci dà la forza anche di dare risposte al nostro territorio. Ovviamente il primo input arriva da noi che abbiamo questo compito di rappresentare i cittadini. Io vi ringrazio ancora, vi auguro buon lavoro, purtroppo adesso purtroppo veramente, perché mi sarebbe piaciuto soprattutto attendere Marco, perché mi diceva qualche giorno fa: sono molto impegnato, non solo ovviamente per il ruolo istituzionale che ricopre il comune di Pescara, ma per i tanti inviti che riceve un po' in tutta Italia, parlando di legalità, parlando di giustizia, non a caso il presidente del forum giustizia, e che sicuramente non vi deluderà, perché porta con sé una storia, porta esperienza, competenza e conoscenza di questa materia. Grazie e buon lavoro. Grazie. Alessandrini, responsabile di giustizia, che interverrà sui lavori di questa sera.